Buongiorno a tutti, sono appunto Massimiliano Botta. Allora, come punto di partenza della presentazione, vorrei dire che cosa sono gli scacchi, secondo me. In realtà ho riportato diverse ipotesi, diverse teorie che hanno formulato numerose personalità nel corso della storia. Per esempio, ricordiamo quella di Fischer. Cosa diceva Fischer? Magari lo conoscete, è stato l'11° campione del mondo di scacchi, famoso per il suo match mondiale contro Spassky negli anni 70. Magari lo conoscete appunto perché è un fenomeno mediatico. Lui era statunitense, l'avversario era russo. Durante il periodo di guerra fredda è ovvio che il fenomeno era molto diffuso, molto seguito. E lui diceva, gli scacchi secondo me sono la vita. Adesso, questo è un po' un'opinione di parte, un po' molto particolare. Lui era un genio, ma anche un po' un folle per certi punti. Gli scacchi secondo me. Questa opinione molto particolare. Adesso, questo una più moderata. Potrebbe essere quella di Kasparov, ma lui è il campione del mondo, dopo appunto Fischer, già citato Kasparov, e diceva, quella che penso io. Infatti, secondo me, gli scacchi sono un po' una chiacchierata. Adesso, magari qualcuno di voi è confuso, si chiederà come una chiacchierata. Io sono stato, io magari ho visto addirittura un torneo di scacchi come si tiene, quindi se di voi se lo immaginate, no? È in una sala completamente chiusa in cui tutti stanno zitti e non vola nemmeno una mosca. Come si fa a parlare in un ambiente del genere? La verità è che parlano un linguaggio che è molto particolare, un linguaggio che è fatto semplicemente di idee. È un mezzo di comunicazione potentissimo, infatti non richiede cavi, non richiede una rete, non richiede nessuno dei cinque sensi persino. È fatto unicamente da qualcosa che sta nella nostra testa e che si scambiano i due giocatori. Infatti, durante la partita si crea una specie di rapporto molto particolare tra due persone, una cosa che va oltre l'amicizia, li lega proprio per quell'istante di tempo, quel periodo di tempo in cui gioca una partita, esiste soltanto loro due e un canale che sta in mezzo, senza che nessun altro attorno lo possa percepire, né vedere, né sentire, niente di tutto ciò. Adesso, perché io vi dico che questo rapporto è molto speciale. A parte quello che vi ho detto appena adesso, questo rapporto è una cosa che crea una sorta di amicizia, una sorta di legame che va oltre la singola partita. Infatti, in quegli istanti di tempo, i due personaggi sono stati in qualche modo legati da qualcosa che nessun altro ha potuto provare, ha potuto sentire. Io, per esempio, ho molti amici, molte amicizie, molte persone le ho formate durante la partita a scacchi. E adesso sono in contatto con loro anche in questo periodo di quarantena, che non li posso vedere, non posso uscire. Ho amici con cui mi sento da tutta Italia, anche estero. L'anno scorso è venuto addirittura a trovarmi a Milano un amico della Germania. Adesso, perché idee? Io ho parlato fino adesso di idee, però non ho chiarito cosa servono le idee. Durante una partita a scacchi, innanzitutto c'è un obiettivo. Bisogna catturare quello che è il re dell'avversario. L'obiettivo è molto difficile. Infatti questo pezzo è protetto da altri 15 pezzi. Quindi non bisogna semplicemente fare un'idea, bisogna farne più di una, metterle in fila e quelli insieme forma un piano. Adesso tutto ciò, questo è per capire a cosa servono le idee, ma la cosa bella degli scacchi è che a ciò si aggiunge un po' la piccantezza della competizione. Infatti gli scacchi sono primi su un gioco, adesso un gioco, uno sport. Tanti hanno provato a capire cosa siano gli scacchi, io non lo so esattamente. Quello che so, ed è un aneddoto che mi piace molto raccontare in giro quando parlo di scacchi, è che il campione del mondo già citato, l'hanno provato a pesare prima e dopo un evento scacchistico, un torneo, ed effettivamente aveva perso numerosi chili. E questa è una cosa molto simpatica da sapere, soprattutto per quelli che vogliono iniziare adesso, che magari sono chiusi in casa, vorrebbero andare a fare una passeggiata al parco, una corsetta e non possono, cercando di perdere chili, gli scacchi sono una possibilità, magari. Comunque, perché secondo me sono una cosa incredibile gli scacchi? Cosa hanno di speciale come gioco, come sport? Danno la possibilità al giocatore di creare. Secondo me la creazione è una delle cose più affascinanti in assoluto degli scacchi. Io, per esempio, quando ero piccolo, avevo due grandissime passioni, il
molto simili tra di loro in realtà, che erano il Geomag e il Lego, soprattutto. Cosa hanno in comune questi? Che danno la possibilità appunto a chi gioca di poter fare qualcosa di proprio, qualcosa con le proprie mani. Soltanto che c'è un problema in questi due giochi. Essendo molto materiali entrambi, a un certo punto arriva un momento in cui finisci i pezzi. E questo è un bel problema, perché finendo i pezzi ovviamente non puoi andare avanti con la tua creazione. Quello che ho scoperto però quando mi sono avvicinato al gioco è che negli scacchi ovviamente non è così, perché essendo un gioco completamente immateriale, completamente sospeso, non ha questo problema della limitatezza del materiale, è una cosa che puoi portare avanti quanto vuoi, puoi plasmare in maniera illimitata. Tra l'altro, se non ci sono soltanto limiti di applicazione per quello che puoi creare, quello che puoi plasmare con le tue mani, anche se le mani non c'entrano niente, come ho già detto, è anche il campo di ricerca degli scacchi che è alquanto illimitato. Pensate, per farvi capire, un ricercatore, si chiamava Shannon, ha provato a calcolare quante fossero le posizioni a scacchi possibili che un umano potesse incontrare nella propria carriera. È arrivato alla conclusione, semplice, che le posizioni possibili in cui uno si possa rapportare, in cui uno possa provare a plasmare quello che è proprio, sono più degli atomi nell'universo. Un numero formato da un 1 seguito da 123 zeri, che è chiamato anche numero di Shannon, appunto. E questa vastità è per me forse la parte più affascinante del gioco, che ha provato ad attirare nel corso della sua storia numerosissimi scacchisti e anche non, anche appunto ricercatori, filosofi, per fare qualche esempio. E questo tra l'altro dà una possibilità molto particolare a uno che, come me, che gli piace ragionare sulle proprie passioni. Infatti di fronte agli scacchi è un po' come se ci si sentisse umili, piccoli, perché si rapporta con qualcosa che è più grande di noi, qualcosa che va oltre ogni limite umano, qualcosa che, vivendo una vita intera, applicandoci una vita intera a ricercare, non arriva mai a una conclusione. Questo vuol dire che il percorso da attuare negli scacchi è infinito per migliorare se stessi. Tuttavia, questo potrebbe sembrare un blocco alla maggioranza di voi. Uno dice, non posso arrivare alla verità, la verità non esiste anche negli scacchi come in molti ambiti della conoscenza, allora io non posso andare avanti, non posso buttarmi, non posso cimentarmi e camminare. In realtà questo, da certi punti di vista, in realtà è più grande degli incentivi a provare a cominciare con gli scacchi. Sapere che, nonostante tutti i giorni di lavoro, nonostante tutti i giorni uno si impegni per migliorare, sa che il giorno dopo avrà sempre un passo nuovo da poter fare per scoprire qualcosa di nuovo, creare qualcosa di nuovo, come ho appena detto. Infatti per me gli scacchi alla fine sono stati un po' la mia chiave per apportarmi con quello che è l'infinito, la chiave per l'infinito appunto. E poi, a parte questo concetto di infinito, se ne lega un altro. Ritornando alla metafora del Lego, un altro problema del Lego è che quando concludi un lavoro, alla fine tu devi per forza smontare tutto per poter creare qualcosa di nuovo. È inevitabile. Ti servono pezzi, appunto ben tutti sono limitati. Se dobbiamo fare qualcosa di nuovo, quello vecchio va buttato via. Invece negli scacchi non funziona così. Praticamente, lavorando ogni giorno, scoprendo ogni giorno durante una partita, oppure creandola appunto, una nuova idea, questa si va ad aggiungere a quelle che avevi già creato precedentemente, come se facessimo piccoli passi o poi aggiungessimo tante perline a quella che viene a crearsi come collana della nostra esperienza di gioco. Questo secondo me è un altro aspetto estremamente affascinante. Tra l'altro, un elemento che non ho ancora toccato è gli scacchi, come differentemente dagli altri sport, ha un altro vantaggio, ovvero io per esempio quando penso ai miei coetanei che fanno sport come calcio, pallanuoto, tennis, basket, prima che ne metta, penso sempre che questi a un certo punto della loro vita dovranno in qualche modo cambiare perlomeno il modo di rapportarsi al gioco. Perché? Perché il fisico ha dei limiti banalmente. Invece negli scacchi non funziona esattamente così, perché se ho detto che la maturazione procede in maniera illimitata, infinita, aggiungendo ogni giorno una nuova perlina alla propria collana dell'esperienza, questa può andare avanti al di là di ogni limite del fisico. Certo, so che anche il cervello può avere degli acciacchi durante la propria vita. Tuttavia, quello che sappiamo sicuramente
è che l'esperienza non è qualcosa che viene determinata dal fisico, qualcosa che viene determinata da qualcosa che ci tocca direttamente nell'esperienza, bensì qualcosa che si accumula in maniera intrinseca, senza che qualcuno ce lo possa andare a toccare, ce lo possa andare a togliere. Questo è il motivo per cui, secondo me, gli scacchi possono essere una cosa che mi accompagneranno per tutta la vita, praticamente da adesso che ci sto giocando in maniera abbastanza con fissazione, fino a praticamente gli ultimi giorni della mia vita, spero. Tra l'altro, un altro vantaggio degli scacchi che non ho citato è che nello stesso giocare a scacchi si guadagna in qualche modo tempo per giocare ancora a scacchi. Cosa sto dicendo? Sto facendo una partita a scacchi, sto allenando praticamente il cervello. Gli effetti degli scacchi sul cervello sono determinati dalla scienza direttamente, aiutano la concentrazione, la visualizzazione, la spazialità. La spazialità, esatto, avete sentito bene. Chi avrebbe detto che gli scacchi sono scientificamente provati ad aiutare l'orientamento? Per non parlare del problem solving. Il problem solving al giorno d'oggi è qualcosa che più o meno tutti cercano, qualcosa che per esempio ogni datore di lavoro è interessato. Unendo praticamente quello di cui ho parlato riguardo al guadagno di tempo giocando a scacchi, all'accumulo di esperienza, la collanina che si va a formare e l'infinitezza degli scacchi, sono arrivato a una semplice conclusione, ovvero che gli scacchi sono sempre in guadagno per una persona. Perché, immaginate, adesso durante una partita è chiaro che le cose possono andare sia bene che male, ogni tanto capita, più spesso di quanto pensate, di fare una cattiva mossa, di avere una cattiva idea, e te ne accorgi anche subito, ben presto, che l'avversario bellamente ne ha avuta una più bella della tua, è arrivato a una conclusione più immediata, più efficace. A quel punto, però, subentra un nuovo interesse. Non devi buttare via subito la spugna, perché se hai sbagliato, l'avversario ovviamente non l'ha fatto, quello quindi ha avuto un'idea che tu non conoscevi, qualcosa che ti può permettere di maturare, qualcosa che ti può portare nuova esperienza, acqua al tuo mulino. Quindi, nel momento in cui ti accorgi di aver sbagliato, è anche interessante, secondo me, più che arrendersi, vedere il percorso come procede, come l'avversario porta avanti quella che è stata la sua idea. Un po' come se ci si trovasse in un bosco, in un sentiero completamente al buio e perdi completamente la strada. Però l'avversario ne ha avuta una buona, ha visto un sentiero che porta all'uscita. La stessa cosa, allora, devi seguire tu, devi vedere come la porta avanti lui, come procede, per capire se un giorno lo potrai fare tu uguale. Questo, secondo me, è una cosa molto speciale degli scacchi. Secondo me, non sono mai in perdita. Sostanzialmente è il gioco che insegna più dalla sconfitta, probabilmente, più di ogni qualunque altro che abbia mai visto, perché perdendo sei sempre qualcosa di nuovo. Se mettiamo insieme quindi tutti questi pezzi, si arriva alla conclusione finale. Secondo me giocare a scacchi è in qualche modo sempre in guadagno. Non esiste uno scenario in cui possa andare male. Anche in una giornata tremenda, il lavoro è andato male, il tempo fuori fa schifo. Stessa cosa, gli scacchi, una partita a scacchi ti permetteranno di migliorare la giornata, perché alla fine ne uscirai più maturo, più consapevole, più allenato col cervello, perché vi ho appena detto gli effetti sul cervello. Tant'è che pensate, in Spagna hanno pensato che questi effetti potessero essere funzionali, per esempio ai ragazzini alle elementari. Hanno pensato che potesse essere un ottimo modo per educarli, per farli crescere, tant'è che è diventata una materia di indirizzo alle elementari. E la stessa cosa avviene qua in Italia per alcune scuole sperimentali. Io, per esempio, facendo il corso di istruttore, ho scoperto l'esistenza di numerosissimi insegnanti, anche professori universitari ben quotati, che ritenessero quanto gli scacchi sono importanti da insegnare, soprattutto ai ragazzini, ma ovviamente anche a nonno, vi ho detto gli effetti che ha. Beh, io direi che sugli scacchi ho parlato abbastanza riguardo agli scacchi, però di scacchi nello specifico non ho detto molto in realtà. Tuttavia, se siete stati attenti, avete capito che gli scacchi sono un linguaggio particolare, avete capito che per parlare di scacchi adesso dobbiamo andarci di scacchiera, di idee e di metterci al lavoro. Grazie mille.